Allora, com'è passato questo fine settimana? Sei uscito? Hai visto qualcuno che conosci? No, non ho visto nessuno, sono uscito da solo. Ti ricordi cosa ci siamo detti sulla fiducia e sulla verità, giusto? Giusto? Sì, ti ho detto che sono uscito da solo. Ti farebbe bene uscire con qualcuno. Perché ti ostini a non stringere relazioni? Persone al giorno d'oggi vogliono tutto subito, non sono disposto a costruire relazioni. Sarà pure, però tu stai piazzando continue barriere. Devi superare certi blocchi se vuoi uscire da questa situazione. A volte ho come l'impressione che tu non vuoi ascoltare un cazzo di quello che dico, ma proprio un cazzo. Ti ascolto. No, invece. Io vengo sempre qua, parlo, 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 e tu sei come su un altro pianeta, come se non mi volessi ascoltare. Smettila di cadere nel vittimismo. Così non stiamo facendo progressi. Stiamo? Stiamo facendo progressi? Qui sono io che sto vivendo la mia vita di merda del cazzo, ok? Non tu! Tu non sai cosa provo, non sei me! Siamo più simili di quanto tu possa immaginare. Ah sì? Dimostramelo. Comincio col farti vedere alle sedute che facciamo. Si può sapere perché non vuoi farti vedere in faccia? Non siamo ancora pronti per questa fase. Dunque, torniamo a noi. Continuo a vederlo. Chi? Il tuo amico immaginario? Poco professionale come commento, non trova? Hai ragione. E non è il mio amico immaginario. La sua presenza è viva. Continuo a vederlo, ovunque io vada. Sento i suoi passi, i suoi movimenti. A volte sembra che mi osserva nel sonno facendomi passare notti in bianco. Di sicuro stare davanti al telefono ti toglie il sonno. Così facendo ti porta ad avere allucinazioni. Perfino il genere di film che guardiamo può modificare la psiche dei nostri pensieri. Le emozioni. Le emozioni sono quelle con cui la società manovra. Manovra. Ogni cosa. Sarà. Ora capisci perché non facciamo progressi? Il tuo essere non è capace di ascoltare. Il mio essere non è capace di ascoltare, ma come cazzo parli? Io e tu dovremmo essere qua non per risolvere i problemi della società, non i tuoi problemi, ma i miei problemi, ok? Perché mi sento soffocare, non ne posso più. Voglio uscire da questa situazione di stress, ok? Non ce la faccio più. Non so neanche perché sto qua a parlarne con te. Avrei già dovuto chiamare la polizia. Sai che c'è? Me ne vado. Stai fermo. Non ti azzardare a muovere un solo muscolo. Che c'è? Hai paura che ti veda in faccia? Allora forse non sono io qua l'unico ad avere problemi di autostima. Quello che mi riguarda, io non ho queste debolezze. Qui l'unico che ha debolezze. Yeah.
volevo ringraziare. Ma chi sei? È semplice. Io sono te. Cosa sei? È una specie di clone, mi perseguiti, sei tu quello nell'ombra! Io sono quello che non sei in grado di diventare. Forte, coraggioso, determinato, astuto, implacabile. Deve essere un altro maledetto sogno. No, non più. Tu ci hai liberati. Le carte. È stata una mossa intelligente bruciarle. E di questo ti volevo ringraziare. Io sono libero. Oh! Ma cosa? Che cazzo vuoi fare? Ti sto puntando una pistola contro. Secondo te cosa voglio fare? Senti, vuoi che sparisca? Vuoi che sparisco per sempre? È questo che vuoi? Sparirò! Un uomo deve liberarsi delle catene di cui egli stesso si imprigiona. No, aspetta, no, aspetta. No! Se pensate davvero che io non sia reale, vuol dire che siete prigionieri delle vostre paure.